elenco è lungo e articolato, dai castelli alle vecchie carceri, dai fari alle aule giudiziarie, ma anche strade, prati, sponde fluviali e spiagge straordinarie come quella di Budelli in Costa Smeralda, ancora al centro di un contenzioso. Sono alcuni dei tesori dell'Agenzia del Demanio, l'ente nato nel 99 per gestire e promuovere il patrimonio statale del nostro paese, stimato in circa 60 miliardi di euro. L'obiettivo dell'Agenzia, guidata dal 2014 da Roberto Reggi, è quello di valorizzare i beni e gli spazi dello Stato e degli enti territoriali, non solo a fini istituzionali, ma anche favorendone la vendita o la concessione, eventualmente attraverso fondi di investimento. In altre parole, un palazzo d'epoca in centro città, dall'immenso valore economico, invece di essere utilizzato come sontuosa sede di rappresentanza di qualche fortunato ufficio pubblico, potrebbe essere venduto ai privati, rimpinguando così le asfittiche casse dello Stato. All'Agenzia del Demanio il compito di vigilare sulle operazioni e i loro tempi, collaborando con gli enti e le amministrazioni locali. Un'accelerazione in questo senso è arrivata con il decreto Sblocca Italia, che ha aperto la strada a nuove iniziative per valorizzare immobili storici e artistici. Come nel caso della meravigliosa villa favorita di Ercolano, che da immobile di Stato potrebbe trasformarsi in una struttura turistica di charme. O ancora la nuova vita della caserma di Padova, destinata a ospitare parcheggi e a ridurre quindi la spesa pubblica comunale. L'obiettivo del Ministero dell'Economia è di incassare dalle dismissioni 2 miliardi e mezzo di euro entro il 2017 e l'Agenzia del Demanio dovrà garantire dal 2016 una riduzione pari almeno al 50% dei costi per gli affitti passivi, ovvero quelli pagati dalla pubblica amministrazione ai privati, insieme a un taglio del 30% degli immobili dello Stato. Entro il 30 giugno del 2015 tutte le amministrazioni dovranno inviare all'Agenzia un piano di riorganizzazione del loro patrimonio immobiliare e chissà se sarà davvero la volta buona, visto che il dibattito sulla cessione dei gioielli di famiglia va avanti ormai da quasi 30 anni, ma i risultati li stiamo ancora aspettando. Le dismissioni, le cessioni ai privati di beni pubblici per allentare il debito pubblico italiano. La sfida la guida Roberto Reggi, che saluto nei nostri studi di Roma. Un uomo, Roberto Reggi, buonasera, che è stato a fianco di Matteo Renzi in una serie di sfide, adesso guida una sfida complicata perché che va avanti da 30 anni, un uomo che ama le novità, perché ricordiamo l'abbiamo conosciuto coordinatore della prima campagna alle primarie di Matteo Renzi, poi è stato sottosegretario all'istruzione, importante politico locale, ora questa sfida, la più complessa, Reggi? Beh, sicuramente molto impegnativa, perché si tratta intanto di gestire al meglio, da buon padre di famiglia intendo, tutti gli immobili dello Stato, della pubblica amministrazione centrale, limitando al minimo i costi, le spese di gestione, ma anche razionalizzando gli spazi, riducendo gli spazi utilizzati, liberando quindi immobili per una successiva vendita o valorizzazione, quindi riuscendo in qualche modo a catalizzare le risorse private per intervenire su quei beni anche storici che purtroppo le casse che sono in difficoltà, le casse pubbliche non riescono più a sopperire, a intervenire sufficientemente per garantire la messa in sicurezza e la valorizzazione successiva. Quindi c'è una ricerca di un partenariato pubblico-privato di qualità che si affianca alla gestione pubblica che deve essere sempre di maggior qualità. Quindi è sicuramente una sfida molto, molto ambiziosa. In più, con l'avvento di Matteo Renzi al governo, vi è una richiesta molto forte a trovare il modo di utilizzare la valorizzazione dei singoli beni, anche quelli degli enti territoriali, dei comuni, delle regioni per intenderci, per far diventare appunto la valorizzazione di un bene l'occasione per riqualificare un'area urbana o comunque creare lavoro per professionisti, per le imprese edili che sono in particolare sofferenza, evitando di utilizzare della nuova area verde, che in realtà invece, visto che i beni dello Stato sono anche terreni agricoli, vorremmo affidare prioritariamente ai giovani, quindi ai giovani agricoltori, per rilanciare anche l'agricoltura aiutati dalle giovani generazioni. Io ho fatto un quadro molto, diciamo, rapido di quelle che sono le sfide, sfide molto importanti che cercheremo di vincere progressivamente. Ecco, magari è importante non sbagliare, no? Perché
bisogna andare rapidamente a ridurre il debito pubblico. L'obiettivo, l'abbiamo citato, no, nella scheda, intanto è raccogliere tutta la segnalazione, diciamo, avere una fotografia attuale di quello che è il patrimonio, e poi abbiamo citato due obiettivi che vi siete posti: entro il 30 giugno 2015 raccogliere queste segnalazioni, e poi dovreste incassare dalle dismissioni 2 miliardi e mezzo più o meno entro il 2017, no? Uno degli obiettivi è ancora una riduzione pari almeno al 50% dei costi per gli affitti passivi, i cosiddetti affitti passivi, cioè quelli che la pubblica amministrazione ancora paga ai privati. Cioè avviene una cosa davvero particolare per un paese come il nostro: abbiamo moltissimi immobili, ma ne affittiamo alcuni per sedi istituzionali dai privati. Sì, è un po' paradossale questo. Noi spendiamo oltre 900 milioni di euro ancora all'anno in affitti passivi, cioè in affitti verso privati per svolgere attività istituzionale, e abbiamo un patrimonio pubblico che non è completamente utilizzato. Quindi la prima sfida è quella di collocare tutte le attività pubbliche all'interno degli immobili pubblici, quindi annullando o comunque riducendo al minimo gli affitti passivi, gli affitti verso privati. Questo è un obiettivo che quest'anno verrà programmato nella sua realizzazione piena, cioè tutte le pubbliche amministrazioni centrali, tutti i ministeri che hanno anche articolazioni sul territorio, dovranno presentare entro giugno il loro programma di abbattimento dei canoni passivi, degli affitti passivi, e nei successivi 2 o 3 anni realizzare gli interventi che consentiranno, per esempio, di concentrare in una caserma dismessa tutte le funzioni pubbliche, magari al centro della città, che oggi invece sono sparpagliate in vari edifici privati dove paghiamo affitti. Faccio un po' l'avvocato. Poi anche una questione come... No, prego, prego, faccio un po' l'avvocato del diavolo. Poi anche gli utilizzi di immobili pubblici possono essere ottimizzati, perché c'è uno spazio eccessivo in molti luoghi a disposizione dei singoli dipendenti pubblici. Sono stati definiti i limiti massimi, quindi ogni amministrazione centrale deve ridurre di almeno 30% gli spazi a disposizione dei propri dipendenti, certo, in modo tale da liberare appunto spazi da occupare con altri colleghi che liberano a loro volta affitti passivi. Quindi è un lavoro a incastro che dovrebbe garantire nel giro di pochi anni una riduzione della spesa pubblica significativa. Poi c'è tutto il tema invece del debito, dell'abbattimento del debito, che si riesce ad abbattere vendendo i beni che non sono più strategici per lo Stato. Ecco, ma poi facendo un po', come dire, considerazioni anche rispetto alla difficoltà di un'operazione come questa, che ricordo, della quale ricordo si parla davvero da 30 anni, dal governo Goria, mi pare si cominciò a parlare con delle prime dismissioni, della prima riduzione di questo patrimonio, ci sono vari aspetti. Intanto un patrimonio sconfinato, spesso malmesso, cioè che ha problemi di proprio di necessità di intervento, sì, di restauro, e quindi magari si potrebbe pensare di ottimizzare, di tenere quello che lei diceva è strategico, ma soprattutto di tenerlo meglio, perché questo è il motivo perché spesso anche lo Stato si è affidato a strutture di privati, per esempio affittando strutture di privati, perché non era in grado o non aveva le risorse per ammodernare e dare una veste adeguata alle proprie proprietà, intanto, no? Sì, noi abbiamo circa 47.000 beni appunto di proprietà dello Stato. Quando dico Stato intendo lo Stato centrale, non gli enti territoriali, perché a loro volta gli enti territoriali, comuni e province e regioni, hanno il triplo del valore e del numero di beni dello Stato. Dicevo, 47.000 beni dello Stato per un valore di 60 miliardi di euro circa, che per l'80% è occupato da funzioni pubbliche. Il 10% sono i beni storici artistici, storico-artistici, intendo i musei, comunque tutto ciò che è di prezioso abbiamo nel nostro paese, e il 5% è invece occupato da università o altre locazioni attive per lo Stato. Soltanto il 5% in valore è libero
in questo momento e può essere alienato o valorizzato. Il 5% di valore, che è circa 3 miliardi di euro complessivamente, ma un numero molto importante perché sono circa 20.000 beni che sono sparpagliati su tutto il paese, quindi piccoli immobili quasi mai in condizioni di sicurezza o comunque che devono essere messi in condizioni di efficienza per poter essere appetibili sul mercato privato e quindi richiedono a loro volta degli investimenti che oggi lo Stato non ha a disposizione. Quindi è lì che nasce il tema: andiamo a cercare in partenariato virtuoso col privato un aiuto affinché ci possa essere un intervento del privato che possa acquisire il bene, valorizzarlo anche in concessione, non necessariamente acquistandolo, evitando quindi che il bene si degradi progressivamente nel nostro territorio. Scaricando, un tema importante scaricando anche una parte dei costi. Scaricando una parte dei costi su. Esattamente. Una delle attività che stiamo facendo di questi 20.000 beni, che valgono poco, complessivamente 3 miliardi, dicevo, 5.000, oltre 5.000 beni di questi 20.000 li stiamo trasferendo ai comuni, in particolare agli enti territoriali, che a loro volta li utilizzano o per razionalizzare gli spazi loro oppure per metterli in concessione a privati per fare attività e quindi creare lavoro oppure a loro volta venderli se riescono. Quindi è una collaborazione a vari livelli di governo che consente, almeno nelle nostre intenzioni, consentirà di recuperare e mettere a reddito o in sicurezza quantomeno questi immobili che sono appunto ancora disponibili. Allora, nella documentazione che ci avete inviato come Agenzia del Demanio ci sono alcuni esempi, no? Di razionalizzazione e valorizzazione, per esempio delle caserme, un patrimonio enorme, la caserma Barzona a Padova, la caserma La Marmora a Torino, caserma Vittorio Emanuele a Trieste, insomma ci sono molti episodi, molti esempi di questo tipo, ma ci sono anche iniziative in corso, per esempio quella della, abbiamo citata, la villa favorita di Ercolano, e poi ci sono beni già trasferiti. Io però le devo chiedere, ogni volta ci sono conventi, ci sono castelli, ogni volta che si tocca poi, è facile dire appunto dobbiamo scaricare alcuni costi e dobbiamo alleggerire il carico dello Stato, poi però quando si va a toccare, soprattutto nelle realtà locali, lei lo sa bene, un piccolo contesto, subito le polemiche, gli articoli di giornali, gli interventi, le accuse di speculazione, no? Non è così immediato e così facile. Abbiamo citato un caso, non so se facesse riferimento all'Agenzia del Demanio o no, ma ci fu un caso, lo ricorderà, 2 anni fa dell'isola di Budelli, venduta, poi lo Stato si è opposto, c'è ancora il contenzioso, insomma ogni volta, quello era un caso, come dire, limite, sì. Però tante volte accade. Sì, beh, infatti bisogna distinguere quelli che sono dei gioielli che noi abbiamo il dovere di conservare e valorizzare al meglio senza venderli, ed è lì che partono le cosiddette concessioni di valorizzazione, cioè in sostanza questi beni vengono acquisiti temporalmente, in un tempo limitato dai privati, mettiamo 30 anni, in questi 30 anni il privato, investendo a sue spese, ha la possibilità di generare reddito, per esempio trasformando una villa storica in parte in albergo, oppure facendo in modo che un vecchio faro, partiremo a breve con un bando di concessione di valorizzazione, un vecchio faro ancora funzionante nella lanterna ma non più nella sua struttura, non più utile all'ente pubblico, può essere a sua volta utilizzato per appunto ospitalità di qualità. Oppure, e quindi questi sono i beni, diciamo, di valore che dobbiamo garantire e mantenere in proprietà allo Stato. Altri possono essere invece venduti, anche perché grazie alla vendita di alcuni beni non più strategici, non parlo di beni storici, parlo di beni che non hanno valore artistico, questi possono essere utilizzati per fare magari un bar o un ristorante piuttosto che un'attività per le associazioni, qualcosa che comunque
diciamo, garantisca qualcuno che mantenga in sicurezza e faccia manutenzione permanente al bene. Ecco, quindi c'è, diciamo, c'è, bisogna trovare un ottimo compromesso tra quella che è la conservazione del bene e la proprietà dello Stato per i beni storici e artistici rispetto agli altri beni non più strategici e di qualità che possono invece essere ceduti. C'è un obiettivo anche in questo fronte, quello di un raggiungimento di una specie di federalismo demaniale, perché ci sono un po' di disparità regionali, no? Anche su questa gestione. Sì, anche perché il valore di una dismissione di un bene pubblico non è quantificabile semplicemente nel valore dell'immobile, ma in tutto il valore che genera il contorno. Quindi sicuramente se un bene rimane lì e nessuno se ne occupa, va in degrado e crea soltanto problemi, crea costi, solo costi e insicurezza. Se viene gestito da un privato in accordo col pubblico, viene rivitalizzato in qualche modo e c'è un valore aggiunto, l'attività che viene appunto a gestire quel bene e tutto quello che si induce positivamente. E meglio degli enti territoriali nessuno, no, riesce a individuare quella che è la strada migliore, per quello che il federalismo demaniale tende a trasferire dallo Stato al territorio la regia di queste valorizzazioni locali. E devo dire che molte amministrazioni locali illuminate stanno sfruttando molto bene questa opportunità. Dicevo prima, dei 20.000 beni che abbiamo disponibili, 5.500 stanno per essere trasferiti progressivamente a questi comuni un po' più all'avanguardia e li usano proprio per creare lavoro, creare attività e quindi PIL a livello locale. Ecco, una risorsa che in qualche modo è diventata strategica, è stata anche proposta come strategica, quella della riduzione del carico, no, del demanio, ma in qualche modo a volte è stata proposta questa operazione anche come alternativa ad alcuni fallimenti della nostra spending review, penso al caso Cottarelli, cioè e anche qui faccio un po' l'avvocato del diavolo, a volte si tenta tante strade, no? Poi si arriva sempre alle dismissioni. Voi avete la sensazione di avere una responsabilità anche che arriva da lontano, nel senso che dove non siamo riusciti, no? Siamo riusciti poco a tagliare la spesa pubblica, si torna poi sempre al grande patrimonio immobiliare italiano. Sì, questa però è anche un'illusione che dobbiamo essere in grado di smitizzare in qualche modo, perché se qualcuno pensa davvero di utilizzare il patrimonio pubblico per risolvere il problema del debito pubblico si sbaglia di grosso, intanto perché il valore del patrimonio pubblico complessivamente inteso è molto lontano dal debito pubblico, 60 miliardi contro gli oltre 2.000, quindi capite che c'è uno squilibrio, nessuno può pensare di abbattere il debito pubblico con un valore così basso complessivamente. E poi è quasi tutto utilizzato per funzioni pubbliche, quindi se noi lo vendessimo domani mattina pensando di incamerare questi famosi 60 miliardi, ci troveremmo dalla sera alla mattina a dover pagare un canone che oggi non paghiamo, no? Anche per le, certo, per le funzioni pubbliche che in quegli immobili vengono svolte. Quindi mi sembra una bella operazione. Ecco. Lei sa che anche in passato un po' di demagogia su questi temi è stata fatta. Purtroppo è così. E infatti abbiamo pagato anche un periodo in cui una parte del nostro patrimonio è stato venduto negli anni 2004 circa, vendemmo beni per un valore di circa 4 miliardi, ma ancora oggi, in seguito a quella vendita, paghiamo canoni per circa 300 milioni di euro all'anno. Per 18 anni consecutivi, vi fu un impegno allora che continuiamo a onorare adesso, essendo vincolati a farlo, non è stato sicuramente un affare per il Paese.
Senta, lei che ha un po' il polso reale di quello che sta avvenendo nel paese, perché occupandosi di queste cose capisce anche il valore di attrattiva che questi immobili hanno e il contatto con, per esempio, le realtà locali e poi i potenziali compratori di questi immobili, si percepisce il momento economico. È cambiato davvero qualcosa? C'è da sorridere un pochino di più rispetto a prima? Abbiamo un minuto alla conclusione della nostra intervista, mi premeva avere da lei il suo parere. No, beh, sicuramente c'è una ripartenza dell'interesse sull'immobiliare, è un interesse ancora molto debole, però sicuramente dall'estero immobiliare italiano c'è un interesse, secondo me, ancora troppo speculativo. Noi vorremmo convertire questo interesse speculativo in un interesse produttivo, industriale, di sviluppo, per quindi convogliare risorse straniere per sviluppare al meglio le nostre città, cogliendo proprio l'immobile pubblico come punto di partenza per interventi più ampi, senza più pregiudicare il terreno, il territorio che è ancora quel poco che c'è non compromesso da costruzioni. Allora, grazie davvero Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, che ci ha illustrato quello che è il lavoro dell'Agenzia del Demanio. In bocca al lupo, perché sarà una partita complicata e complessa. Checkpoint finisce qui, vi ricordo che tutte le nostre puntate le potete vedere sul blog checkpoint.tgcom24.it. Adesso una breve pausa e poi torna l'informazione TGCOM24, tra poco.